Intanto ringrazio Monsignor Caiazzi che ha scappato e ringraziamo il Vescovo di Basilicata perché ci offrono questa bella opportunità. Insieme ai Vescovi di Basilicata dobbiamo necessariamente ringraziare i presbiteri presenti, Don Angelo Guerra in primis che ci ha ospitato e ha messo al nostro servizio la sua bellezza d'amore. Compositore, canti, quindi ci ha introdotto a questo incontro con la preghiera da lui stesso composta, vero? Poi salutiamo Don Giovanni Conte, Don Giacinto, benvenuto da Montenuro, con la coppia di Montenuro. Ci sono più presbiteri, penso di no, tra questi nostri per presbiteri. C'è qualche consacrato, qualche sola? No. Allora, passo subito la parola, prima di passare la parola a Marco, lo devo necessariamente presentare, anche se io non conosco bene la storia di Marco. Il nostro percorso si è incrociato soltanto, forse non so, una decina, forse 7-8 anni fa a Matera, ci siamo visti, è nata subito la simpatia. Io non ricordavo che facessi parte della fratello Cariello, e quindi riscoprirlo, e in questo caso per me è stata una sorpresa e una gioia anche, riconoscerti in un percorso bello ecclesiale. Ok, allora vi presento Marco, che è sposato con Carmela. Avete 4 figli e sposati da circa 20 anni, vero? 25, vedi Giovanni? Ha detto che è da giornale 25 anni, complimenti. Di che anno siete sposati? 97, 97, 97. Sono una famiglia, ha un'esperienza affidataria delle spalle, come avevamo voluto dirci, specializzata in progettazione sociale. Dottore di ricerca e progettazione socio-educativa, insegna presso varie facoltà, ricordo che insegnavi anche nella facoltà di Bari, adesso non sono più, stai ancora a Bari, coordinatore del collegamento ecclesiale campano per l'accoglienza e la solidarietà familiare e membro dell'osservatorio giuridico della conferenza episcopale campana, collabora con Caritas Italia, anche l'ufficio nazionale per la pastorale della per la promozione di percorsi di solidarietà familiare delle comunità ecclesiali. È presidente nazionale della Federazione Progetto Famiglia. Svolge da anni attività di formazione e aggiornamento per operatori pastorali, sociali e gruppi di volontari in vari luoghi d'Italia. Dal 2010 è responsabile della segreteria del tavolo nazionale Affido e in tale veste partecipa a incontri e lavori con ministeri, regioni e altri enti nazionali, nonché alla consulta dell'autorità garante per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza. È autore e coautore di testi e ricerche nel campo della solidarietà familiare. Lo accogliamo con un grande applauso. Abbiamo circa 50 coppie iscritte a questo corso e bene o male oggi c'è una buona rappresentanza. Il territorio della Basilicata non favorisce i incontri in presenza, maggior ragione dopo questo tempo di pandemia muoversi è diventato anche un po' più difficile, però noi crediamo fermamente che la famiglia ha bisogno di incontrarsi, di stare insieme. Questa è l'esperienza che abbiamo fatto 3 weekend fa a Policoro. I temi possono sembrare distanti tra loro. Siamo partiti dalla preghiera, dal dialogo coniugale, dalla preghiera coniugale, siamo partiti da noi stessi. Oggi affrontiamo una tematica che pur se non tocca questa tematica della preghiera, del dialogo, è molto vicina, perché chiaramente la famiglia che testimonia sul territorio è segno, un'espressione di dialogo, di discernimento che già fa. Quindi Marco adesso ci saprà introdurre bene questo percorso e lo ascoltiamo come dire. Buon pomeriggio, con molto piacere, trascorriamo, ci accogliamo, ditemi voi, così, va bene così, alla grande. Guarda, questo è una scuola che non so già, perché si sente lo stesso. No, 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 no,
insomma la digestione è in corso, giusto? Quindi sapete, c'è un afflusso maggiore sanguigno verso il pacchetto intestinale che svuota una parte della capacità di attenzione, diciamo. E un bel incontro post-prandiale favorisce il riposo profondo, diciamo, la riflessione personale. Allora proviamo insieme a resistere a questa tentazione e a condividere qualche spunto. Intanto vi preannuncio che quello che in qualche modo adesso ci diciamo, che poi riprendete nel dialogo di coppia, nel laboratorio di confronto, e poi accompagnato da un sussidio di approfondimento, là ricordate uno della distribuzione, la fate voi, però sarebbe opportuno nel frattempo, fin da subito se è possibile, dare a ciascuno di voi uno di questi fascicoletti che sono collegati al mondo di colore e che sono un po' più di utili, che ci aiutano. Vorrei sfogliare insieme con voi, sfogliare così sia leggerlo, ma così in qualche modo a quante sono le cose disponibili. Allora, dunque, percorsi di solidarietà familiare nella comunità ecclesiale locale, che in realtà il titolo del terzo incontro è Famiglia e solidarietà, le sfide degli sposi nella società di oggi. Ancora la cornice della famiglia e consorzio, parleremo di soggettività sociale della famiglia, cioè qual è il ruolo, il mandato, la missione, la vocazione che la famiglia e della famiglia di tutti gli sposi sono chiamati a svolgere nel quartiere, nel comune, nel condominio, in parrocchia, ma anche nella scuola frequentata dai propri figli, insomma, lì dove poi la nostra vita si intreccia con il contesto sociale nel quale viviamo. Però qui c'è scritto percorsi della comunità ecclesiale locale, anche il vescovo ha parlato di percorsi anziché di corsi. Insomma, l'idea qual è? L'idea è che l'esperienza che ciascuna coppia, ciascuna famiglia può mettere in campo, l'esperienza solidale di apertura alle esigenze del territorio, di coloro che lo abitano, quella apertura solidale, noi vogliamo dire quella apertura sociale, può avvenire tanto più quanto più c'è un percorso pastorale ecclesiale che a livello locale, quindi nelle parrocchie e nei contesti diocesani, accompagna quella apertura. Insomma, la solidarietà familiare la fanno le famiglie, evidentemente, ciascuna famiglia, siamo interpellati in prima persona. Nel frattempo c'è un accompagnamento che la Chiesa diocesana, poi la realtà parrocchiale, può e deve mettere in campo. Voi qui siete in gioco sia personalmente, siete stati inviati dalle vostre realtà ecclesiali per formarvi, e vedete la formazione in ambito pastorale è efficace innanzitutto se la spieghiamo a noi stessi. Cioè questo non è un percorso per formatori, è per sperimentatori, diciamo così, facendo esperienza, poi quell'esperienza può anche diventare maestra per altri. Insomma, siamo chiamati in gioco in una responsabilità nella quale il primo passo è quello della testimonianza personale. Attraverso quella testimonianza poi anche altri possono essere accompagnati e stimolati. E poi quando che parlo io vedo molti amici, quindi mi saluto pure, perché insomma ci sono pregresse interazioni gradevoli, quindi insomma mi fa piacere vedere qualche altro. Allora, tutta questa cosa che siamo appena detti ce la facciamo un attimo leggere e proporre in modo diverso da un video del Santo Padre, ma è un video che in realtà più che stimolarci su quel che dobbiamo fare noi nel contesto sociale nel quale ci troviamo, ci dice di che cosa c'è bisogno. Qual è il bisogno maggiore sociale del condominio, del quartiere, del comune, del paesino, della parrocchia, della scuola, nella quale ci troviamo a vivere? Ok, vediamo un attimo questa dimensione.
attenzione. E la traiamo da un intervento che Santo Mario ha fatto, era stato eletto Papa da pochi mesi, l'intervento che Santo Mario ha fatto al Parlamento europeo. Quindi parlava ai rappresentanti di tutti i popoli europei, compresi i nostri. Insomma, parlava a noi e a tutti gli altri. E vediamo un attimo che cosa diceva. Una delle malattie che vedo più diffuse oggi in Europa è la solitudine, propria di chi è privo di legami. La si vede particolarmente negli anziani, spesso abbandonati al loro destino, come pure nei giovani privi di punte di riferimento e di opportunità per il futuro. La si vede nei numerosi poveri che popolano le nostre città. La si vede negli occhi smarriti dei migranti che sono venuti qui in cerca di un futuro migliore. Tale solitudine è stata poi acuita dalla crisi economica, i cui effetti perdurano ancora con conseguenze drammatiche dal punto di vista sociale. C'è gente che vive senza speranza. Questo pezzetto, questo è un video comico che propone vari aspetti. Breve, molto breve. Una delle malattie che vedo più diffuse in Europa è la solitudine. Non sta dicendo uno dei fenomeni sociali, no, una delle malattie. Insomma, è un termine chiaro. La malattia è qualcosa di mortifero, ha a che fare con la perdita della vitalità, o addirittura della vita. Una delle malattie più diffuse è la solitudine. Attenti, il Papa interviene quando l'Europa e l'Occidente è colpito pesantemente dalla crisi economico-finanziaria internazionale. Quindi insomma, disoccupazione senza le stelle, tagli vigorosi, a volte cruenti, ai servizi anche socioassistenziali, insomma uno scenario nel quale la tutela di chi è in difficoltà economica si va in qualche modo indebolendo, se non addirittura in alcuni territori rarefacendo. Dice il Papa, attenti, il problema non è questo. Poi dice, successivamente, la parte finale dice, gli effetti del problema, che è la solitudine, sono stati acuiti dalla crisi economica finanziaria. No, perché se a qualcuno di noi capitasse di perdere il lavoro, quindi di andare in crisi economico finanziaria, se qualcuno di noi incappasse nella gravissima difficoltà economico finanziaria, non è automaticamente un grave disagio, che le difficoltà diventano un disagio se tu non hai gli strumenti per affrontarlo. Se all'improvviso io perdessi il lavoro, avrei il tempo che mi occorre per mettermi in carreggiata, accanto a me, la mia rete familiare, gli amici cari, il contesto ecclesiale di cui faccio parte. Insomma, c'è un sistema di cui io sono membro, di cui vivo, la cellula, l'organo, insomma, quelle belle metafore, di cui faccio parte, a cui contribuisco e che mi sorregge. Dice il Papa, attento, il problema e che qui gli organi sono sfaldati, siamo cellule solitarie, la cellula solitaria non ha speranza di vita lunga. Una delle malattie più diffuse in Europa è la solitudine. Precisa però di quale solitudine si parla, dice propria, la solitudine propria, cioè che caratterizza coloro che sono privi di legami. Ora, se il problema principale è la mancanza di legami, i legami sono relazioni calde e significative, di reciproca mutualità. Non stiamo insieme soltanto perché piacevole, anche. Stiamo insieme perché siamo legati nella gioia e nel dolore. E quindi condividiamo il benessere
e ci supportiamo qualche volta, ma anche supportiamo delle avversità. Ora, se questa è la questione, quando noi parliamo di percorsi di solidarietà familiare, scopriamo che nel disagio sociale, nell'ampia e articolata area del disagio sociale, il bisogno principale è quello di legami, quindi di relazioni significative, è qualcosa che non fa parte del sistema dei servizi sociali. Io faccio il formatore dei servizi sociali, io stesso di professione faccio l'assistente sociale e scopro che ciò di cui c'è più bisogno non sono in grado di darlo, perché ordinariamente un assistente sociale o un professionista dell'aiuto, anche di altre materie, è in campo mica a offrire legami alle persone. Casomai offrirà un buon servizio socio-assistenziale, fintanto che ci sono i soldi per erogarlo. Ok, allora dice il Santo Padre: attenti. La questione sulla quale muoversi è questa qua. C'è la rarefazione dei legami, la rarefazione. Ci sono bambini, ragazzi, anziani, persone con disabilità, nuclei familiari monogenitoriali, c'è stata una mamma. Si consumano solitudini che poi producono degrado, povertà, addirittura a volte devianza. E allora, se è questo il bisogno principale, la risposta quale dovrà essere? La risposta dovrà essere un piano Marshall, un piano pastorale, nazionale, regionale, regione ecclesiastica, diocesana, parrocchiale, per donare legami a chi ne è privo. Donare legami a chi ne è privo. Cioè, se uno non ha la famiglia o la sua famiglia è troppo debole perché è poco numerosa, ogni 5 nuclei familiari con figli minorenni, uno è monogenitoriale. Cioè c'è solo genitore, che nel 99% dei casi. E insomma, già crescere figli, due, che erano più da soli. Ora, tutte le mamme sole con figli minorenni sono nel disagio, inteso come presa in carico da parte del servizio sociale? No, assolutamente no, se la leggiamo come bisogno di tutela socio-assistenziale. Sono 2.300.000 in Italia, cioè assai, ebbene, soltanto una piccola porzione di queste sono servizi del servizio sociale, e ci mancherebbe, tutte avrebbero bisogno di qualche legame in più, di qualcuno in più su cui poter contare. E allora la questione qual è che noi ci poniamo due domande. La prima è, capiamoci bene, anche voi la vedete, insomma, che cosa intendiamo per solidarietà familiare? E allora, intanto, un po' l'ho già accennato, e cioè, vedete, noi possiamo pensare alla solidarietà, cioè alla risposta gratuita a coloro che sono portatori di bisogni sociali vari, in due modi. Possiamo pensare che hanno bisogno di una prestazione assistenziale, e questo lo danno i servizi, oppure di una relazione, di un legame. Chi ti può dare i legami? Chi è il luogo? Dov'è il luogo nel quale maggiormente i legami si formano, sono forti, reggono nel tempo? Dov'è la scuola dei legami? La famiglia. L'ho detto in francese, scusate. Insomma, e se vogliamo, la famiglia di famiglie, che sarebbe la comunità, sarebbe condizionale potente, potremmo dire, potrebbe essere la comunità, se lo è. In alcuni casi la mia rete di protezione, oltre ad essere la famiglia in senso stretto, è la famiglia di famiglie, evidentemente. Ok? E allora noi dobbiamo farci 6 domande per intenderci bene su che cos'è la solidarietà familiare, perché vedete, la solidarietà familiare non è semplicemente un gesto di solidarietà compiuto da una famiglia,
cioè familiare, un'azione solidale, non solo e non innanzitutto perché è erogata da una famiglia, che il Papa non ha detto, la solitudine propria di coloro che non ricevono aiuti economici dalle famiglie, ha detto proprio di coloro che sono privi di legami. Allora, noi per solidarietà familiare intendiamo un modo di stare accanto a chi è nella difficoltà, che è familiare, il modo in cui ci sto accanto, fare famiglia con chi è in difficoltà, fare famiglia con chi è in difficoltà. Io sono stato invitato qualche anno fa a un convegno di aggiornamento degli operatori della Caritas e riflettevano su quelli che potrebbero essere gli indicatori, diciamo, sulla qualità dell'azione caritativa. La Caritas è quell'organismo pastorale che per conto della comunità ecclesiale si fa prossima a chi è in difficoltà e ha il compito ulteriore di animare la comunità affinché tutti si facciano prossimo. Ok? Bene. E c'erano queste domande. La prima domanda era rivolta in particolar modo erano gli operatori delle Caritas parrocchiali. Ok? La prima domanda era per valutare quale fosse la Caritas più brava, diciamo, dove l'impegno era più vario. Prima domanda: quante persone, come quante famiglie in difficoltà seguite? Allora, 20, 30, 35, insomma, come dire, ognuno ne seguiva di più. E ci sta, se ci sono tanti bisogni e tu ti rendi prossimo in modo attivo a tutti questi bisogni, ti stai dando da fare. Ok, benissimo. Seconda domanda: quante di queste persone assistite, diciamo così, dall'azione ecclesiale, parrocchiale, le conoscete bene? E la domanda più precisa era: di quanti ricordate a memoria, senza aver controllato il registro, il nome dei componenti di quel nucleo familiare? Ovviamente ho scritto 35, ho scritto 100 stavolta. Insomma, seconda domanda: di quanti ne conoscete? Terza domanda: a casa di quanti di queste persone siete stati? Cioè, siete andati a trovare a casa? O siete andati a piedi? Casomai il pacco è pesante, per un po' dovrei andare a piedi. Personalmente, secondo me, bisogna proprio fare i pacchi, ma lì se non discorso, restiamo qui. E a casa di quanti di questi siete andati? No, perché sennò altrimenti rischia di essere a distanza questa solidarietà. E quarta domanda, perché fino a qui ancora no, fino a qui ancora no. Quarta domanda, attenti: quante di queste persone avete invitato a casa vostra? Questa è la domanda. Perché se parliamo di assistenza, si può fare pure se di capire il parco, o addirittura se siamo organizzati facciamo l'assistenza a domicilio. Venire a casa mia, saltano gli schemi, non c'è più chi assiste e chi ha assistito. Se vieni a casa mia, o ti sto aprendo al mio sistema di relazioni, o è un'invasione di campo. Perché casa mia è il mio luogo degli affetti, è lo spazio dell'intimità, è lo spazio familiare. Però la grande questione, che era soltanto la quarta domanda su sei, la grande questione è: sei disposto ad aprire il tuo sistema familiare alla relazione con chi è nella difficoltà? Cioè, vabbè, un attimo, e quelli poi casomai ha un problema di tossicodipendenza, e come faccio? Allora, sgombriamo il campo dalle situazioni delle quali, così gravi, nelle quali tutto si sviluppano delle, chiamiamole, patologie comportamentali, poi è un po' sintetica come cosa, ma se noi parliamo di solitudine, il grosso della solitudine, è vero, non è la devianza. Grosso solitudine sono persone come noi che hanno un sistema familiare che non tiene, che non c'è, che si è sfaldato. Semplicemente questo. Quindi, quanti di quelli hai invitato a casa tua? Quinto, quanti di quelli hai invitato al battesimo di tuo figlio? Ad una festa familiare? Cioè, quanti, questa quinta domanda, hai accompagnato nell'avvio di una relazione con il tuo sistema di relazioni familiari, con la tua rete di protezione? Perché quella rete di protezione che c'ha, cioè quel sistema di relazioni significative, familiari, è mica solo di te, e mica è soltanto a tua disposizione. Ok? Quinta domanda:
la sesta insomma, interessantissima. A quante di queste persone hai chiesto una mano affinché fossero loro d'aiuto nei tuoi bisogni, delle tue difficoltà? Perché se c'è sempre uno che dà e uno che riceve, questa si chiama relazione top-down. E sapete cosa vi dico? Down non ci può essere nessuno. Ok? In un rapporto di coppia anche c'è che io do e ricevo, ma poi ricevo, do, ricevo, insomma, come dire, c'è sempre un momento nel quale sono io più, ma in questa flessibilità non rigida, perché non dobbiamo stare, perché lavoro non conta, ho aiutato, preso io 3 volte ciuccio, che con 3 volte anche a te, questo è l'inizio della crisi, non mi pare grave, quante volte hai preso ciuccio, quante volte hai buttato la spazzatura, ok, allora facciamo che la butta di buona, no, che qualcuno sempre lo stesso, insomma, come dire, c'è reciprocità, vabbè, la butto sempre io, allora quello ci in qualche modo ci si organizza. C'è una psicologa che si chiama Maria Rita Passi, a volte va anche da Noresco, insomma, è una, che ha scritto un libro, il titolo è Ingrati, sottotitolo La sindrome rancorosa del beneficato, cioè dice, attenti, perché coloro che ricevono sempre degli aiuti da persone che non hanno mai bisogno di niente, quindi tu incontri queste persone, a volte anche nelle famiglie, no? Da quello che ti aiuta sempre, a un certo punto, a te che ricevi queste aiuti, ti diventa attivato, non lo sopporti più, perché non appena ti avvicini a quella relazione ti senti down, e down non ci può essere nessuno. Allora, in una dimensione familiare, la porta di casa, il mio sistema di affetti, i miei bisogni diventano l'autostrada del legame. Provate, funziona così. D'altronde, se quello è mio fratello, anche io sono suo fratello, cioè insomma, come dire, reciproco. Bene, non vi dico questi della gara se stanno un po' disorientati, ok? Tanto che posso passare tutti quanti alla pastora della famiglia. Scherzo. Vedete, nella Bibbia, non devo fare linguista, vi faccio sociologo, nella Sacra Scrittura c'è chiaramente scritto: non è bene che l'uomo sia solo. E la risposta a quella sua vita è Eva, cioè è una famiglia. Ok? Non è un don buono spesa, anche perché stava già leggendo l'Eva. Non aveva problemi di alimentazione. Ecco, spero che sia chiaro e condiviso questo. Il secondo pezzo del discorso, siamo a comunque, non preoccupa con la concessione, altrimenti ci travolge. Il secondo pezzo del discorso è, vabbè, chiarito che è importante mettere in campo dinamiche, è importante favorire familiarità. Come si coinvolgono le famiglie in questo? Innanzitutto, come ci coinvolgiamo noi? Cioè, come coinvolgersi e come coinvolgere altri? Cioè, le nostre famiglie, le famiglie praticanti, le famiglie della comunità ecclesiale locale, quanto vivono questo e come ingaggiarlo ulteriormente? Evidentemente. Vedete qui, voi poi tra poco avete da fare un laboratorio, poi ci avete compiti a casa un'altra volta, insomma, e vi facciamo 500 domande, scusate, riflessioni, su come tradurre concretamente questi spunti nella vita quotidiana vostra e nel contesto della parrocchia, del gruppo nel quale siete coinvolti. Quindi l'invito non è astratto, è proprio pratico. Cioè, voglio concretamente fare queste cose, da dove, come facciamo, da dove cominciamo? Allora, la risposta, insomma, passa per alcuni punti. E tutti ruotano per intorno alla stessa idea, e cioè che se io devo fare un percorso, mi devo concentrare non solo su dove voglio andare, ma sul dove mi trovo in questo momento. Cioè, il primo passo per andare a Milano non è necessariamente verso nord, dipende da dove ti trovo. Ok? Allora, il quesito che dobbiamo porci per ingaggiarci, per ingaggiare le persone in un percorso di solidarietà familiare è non che cosa vogliamo fare, ma a che punto
sta? Dove sta? Dove stiamo? Allora, la primissima domanda non è tanto facciamo ad esempio un'analisi sociodemografica sui bisogni, no, la prima domanda è: quali sono tra le persone che già incontriamo quelle che vivono una profonda e degradante solitudine? Perché ne già le incontriamo. Non dobbiamo fare la mappa dura, sarà pure interessante fare la mappa dura delle solitudini del quartiere, ma questo è interessantissimo. Ma ci puoi arrivare piano piano. La prima domanda è: chi di voi nel suo condominio o nel suo vicolo c'ha un anziano solo? Alzi la mano. Questa. Perché a zio Pasquale, quello che sta proprio di fronte a te, sei tu che lo conosci. Ok? Quindi la questione è: le persone che già incontriamo, quali solitudini attraversano? Perché se il Padre Eterno ci ha collocati con il nucleo familiare, abitativamente lì, cioè lì che viviamo, dice la nostra prima. Zio Pasquale, che abiti di fronte a me, non è un caso che abiti proprio di fronte a me. Cioè, nella logica dell'incarnazione, non è che Gesù è nato per casa a Betlemme e per casa per cresciuto a Nazareth. Insomma, c'era una geografia vocazionale, per caso, insomma, potente. Ebbene, pure noi siamo coinvolti in questa geografia. Quindi, primo, non tanto qual è la mappa delle solitudini del quartiere, qual è la mappa delle solitudini tua, quella che incontri tu, con chi hai a che fare? Quali sono i compagni di classe di tuo figlio che quando tornano a casa il pomeriggio non ci sta nessuno perché mamma e papà lavorano? Quindi non è una famiglia disagiata, ma semplicemente sono ragazzini di scuola media che passano il pomeriggio sempre da solo. Mi fa bene, proprio, cioè, stare sempre da solo, non so come, più o meno si sta organizzando, ma non gli fa bene. Ma le solitudini che incontriamo, primo. Secondo, la seconda domanda è: ma le famiglie già stanno a dire di cose, io già non so come fare con i figli, il lavoro, i tempi, i problemi, i pensieri, ma io quando lo trovo il tempo? La seconda domanda, la prima domanda è: dove abiti? E con chi tiene a che fare? La seconda domanda è: come funziona la tua settimana? Quali sono i tuoi tempi di vita? Ora, se parliamo di solidarietà familiare, precisamente quali sono i tuoi tempi familiari? Cioè, tu quando è che ci stai con i figli tuoi, con tuo marito, con tua moglie? Diciamolo così, a cena, pranzo o notte, quasi quasi la giornata, non so, dipende dalla famiglia. A cena, dipende. La cena della domenica, ma almeno una volta a settimana. Beh, allora, zio Pasquale, si chiamava Pasquale? Ok, casomai, diventava. Zio Pasquale, tu il tempo per fare famiglia con lui ce l'hai la domenica sera. Quando ceni, lo inviti a cena. Cioè, la famiglia può essere soggetto sociale se questa soggettività la esprime nei tempi di vita che tiene. Perché se noi pensiamo che la solidarietà sia l'azione che faccio nel tempo libero, ma insomma pare che i paleontologi abbiano trovato un fossile e hanno detto che il tempo libero, cioè il tempo libero ormai insomma è qualcosa di preistorico. Cioè lui ci avere il tempo libero, è scomparso con i dinosauri, è difficile, sì, ogni tanto, ma se di fronte a una persona a cui occorre un legame, non può essere ogni tanto, permettetemi, non può essere il pranzo di Natale, facciamo il pranzo di Natale con i poveri. Se io avessi una situazione di indigenza economica, l'ultima cosa che farei è andare al pranzo di Natale per i poveri. Perché pure a Natale magari ce la so poco. Poi, se l'alternativa è stare sotto i ponti, passare a digiuno, meglio di niente. Ma dobbiamo andare su meglio di niente. Ma perché non mi inviti a casa tua? Invitami a casa tua, a Natale, a Pasqua e anche a casa mia. Fammi fare famiglia con te. Evidentemente, ogni famiglia potrà agganciarsi a un anziano. Tu, il tuo quartiere c'è stato anziano, una mamma sola, se fai uno e uno. Ok, insomma. E i tempi dei pasti, i tempi nei quali, per quei genitori che lo fanno, seguiamo i nostri figli nei compiti scolastici, quello è lo spazio per aiutare scolasticamente qualche altro bambino, non il dopo scuola parrocchiale, che pure va bene, ma rischia di essere un servizio socio-assistenziale cattolico. Mi seguite? Cioè già i servizi sociali lo possono fare questi poi, anche, non lo sto
cerchiamo di oratorio, questo manco lontanamente, ma due volte a settimana oratorio e quattro volte a settimana a casa di Vincenzino che è il compagno di classe. Ok? Ok. Ma io non faccio vedere i corpi dei miei figli e non ce n'ho mai. Allora, quali sono i tempi della tua famiglia? La domanda è quella. Quindi dove vivi o chi te la fa? Quali sono i tuoi spazi? Attenti, attenti. Se non si mangia mai insieme, con coloro ai quali vogliamo offrire una vicinanza familiare, è una farsa. È una farsa. Leggete bene il Vangelo, soprattutto pranzo e cena. Dalle nozze di Cana all'ultima cena, si chiama l'ultima cena. Ok? No, insomma, questa è la pastorale della convivialità. Non so, Potenza, Matera, a Napoli si dice così, per indicare che una persona ti è estranea, ti dici, e quando vai a quella mangiare insieme? A Natale, a Pasqua, quando la famiglia si trova, che fa? Mi seguite? Vi trovate? Quindi questo è Vangelo, poi mangerai gli eventi, quelli sono i piani, che bisogna. Ok. Poi ci sono altre indicazioni, ma queste le trovate qui, quindi andate un attimo a pagina 10. Pagina 10. Questo è giusto così per farvi approcciare al livello. Pagina 10, tre dubbi da sciogliere, tre passi per iniziare, insomma. È giusto per farvelo sciogliere. Prima e dopo ci sono delle esperienze, dei racconti, delle realtà e così via. Ma fondamentalmente, vedete, una domanda ce la siamo posta, è il tempo familiare. Con chi? Con quelli che hai vicino, ignoto. Proponi ad una persona, aiuteresti un anziano solo? Quello che comincia a pensare, ma l'anziano essere proprio te, no? Se invece lo conosce già, è tutt'altro. I figli come coinvolgerli? E varie altre indicazioni. Io quello che posso dirvi è che sicuramente vige il principio di gradualità. Il principio di gradualità. Se in questo percorso già sei lanciato, continua, anzi accelera, perché se è graduale si continua a crescere, anche dopo che sei avviato. Se ora ti avvii piano piano, forse la primissima volta invito a prendere un caffè, per una scena ci si può arrivare. Su questo, vedete, è importante anche farsi accompagnare da altre famiglie che già vivono quell'esperienza, farsi accompagnare in alcuni casi anche da chi ha uno sguardo più professionale sull'aiuto, perché di quella solitudine grave soffrono anche persone che hanno ulteriori difficoltà psichiche, piuttosto che comportamentali, piuttosto che culturali, quindi evidentemente devono approcciarmi con quella stessa disponibilità, ma c'è pure bisogno di chi sappia leggere i bisogni e aiutarmi a far bene e bene, perché casomai secondo una certa cultura o certe dinamiche, insomma, invitarti a casa può avere anche tanti significati non esattamente positivi come io me lo immagino, o può contenere dei rischi per la famiglia che vive, insomma, sgombrando il campo da ogni avventura così solitaria. Insomma, in tutto questo, conclusione, perché insomma il tempo penso che già siamo, conclusione. Allora, quindi la prima domanda era che cosa intendiamo per solidarietà familiare. Una solidarietà che fa famiglia e che a un certo punto mescola benefattore e beneficiario, siamo semplicemente compagni di viaggio. Tra l'altro, solidarietà non è qualcuno che aiuta qualcuno che aiuta, significa che condividiamo il solito, cioè all'unisono, lo stesso viaggio. Compagni di viaggio, compagni, compagnis, mangiare insieme. Ok? Ebbene, ci siamo detti che per ingaggiarsi è opportuno partire dai tempi già presenti nella vita familiare e dalle persone che già incontriamo, e sarebbe bello avere in parrocchia la mappa del quartiere consegnato, che lì c'è un anziano solo e sempre lì c'è una delle famiglie parrocchiere della parrocchia che fa famiglia con lui, cioè sapere esattamente, abbinare in modo scientifico
questo. E non sto dicendo facciamo il cartellone e basta la gente, ma razziamo solo, cioè, la esprimevo in modo così. Ma arrivati a questo punto, ma qual è un ingrediente indispensabile? Un ingrediente indispensabile è la scostumatezza. La scostumatezza, in che senso? Avete presente Gerico, Gesù passa, c'è Zaccheo che per vederlo sale sul sicomoro, ok? E questo è il metodo del sicomoro. Se scostumatezza vi piace, il metodo del sicomoro. Zaccheo sale, insomma, in qualche modo per vedere Gesù si distacca anche un attimo dalla. Quello è il modo in cui Zaccheo usa il sicomoro, lo usa per differenziarsi, per. No, interessante il modo in cui nostro Signore usa il sicomoro, nel senso che lo becca, vede che questo è uno solo, stava solo questo sicomoro, questo è uno solo. Che cosa dice Gesù a Zaccheo? Scostumatamente siamo di vita a casa sua. Zaccheo non è vita, gli dice Zaccheo. Scegliere, oggi sarò a casa tua. Zaccheo non l'ha invitato. Allora, la scostumatezza non è peccato. Partiamo da qua. E insomma, la dico in modo più concreto. Rompere gli indugi. È meglio peccare, fratelli, è meglio peccare per eccesso di disponibilità che per difetto. Noi siamo nel tempo del difetto. Ok? Per non dar fastidio, perché poi chissà che si pensa, perché. Lungo questa strada, alla fine c'è la morte sociale. Pecchiamo per eccesso, non pecchiamo, ma se per caso siamo in dubbio, se sei in dubbio, fallo quel passo, fallo nel modo più accorto possibile, accorto necessariamente, ma fallo. Ragazzi, facciamo, il primo compito a casa è, ma voi da nuovo al prossimo incontro, ma invitatelo alla pranzo, sono molto contento, ok? E fatelo innanzitutto voi, perché se lo fate voi, ed è faticoso, perché fare qualcosa che non sto già facendo significa rompere un equilibrio. Fatelo, perché se lo fate diventate maestri, cioè insomma coinvolgersi per coinvolgere. Okay? E intorno a questo concludiamo dicendo due cose. La prima ce la dice lo sguardo di questa bella ragazza, che oggi studia psicologia a Roma e che andava a scuola con uno dei miei figli e che un pomeriggio di 14 anni fa venne a fare i compiti a casa nostra mentre facevamo vedere i compiti ai nostri figli. Una volta, due volte, piano piano. Io per questa bellissima ragazza sono zio Marco. Questa ragazza studia psicologia perché zio Marco e zio Carmela l'aiutano, insomma a Roma siamo noi che la manteniamo. Ma questo è stato possibile non all'interno di un progetto di sostegno socio-assistenziale ai giovani aspiranti universitari privi di re, no, perché sono zio Marco, per questo è stato possibile. Perché questa ragazzetta qua, quando ha dovuto scegliere le scuole superiori, ha scelto l'alberghiero come i suoi fratelli più grandi. Perché se fai una scuola professionale, poi trovi subito lavoro e puoi aiutare mamma che ha un tumore, perché la mamma desidera un tumore da tempo, insomma, è purtroppo in una situazione di grande difficoltà di salute. E quindi tutti i figli che lavorano cercano quanto prima di mettersi. E, sapete, Desiree è l'ultima di sei figli. Uno avrebbe anche potuto dire, c'è Sant'Egemio di 5 che aiuta la mamma, c'è bisogno che pure lei faccia quello stesso percorso. Desiree è bravissima a scuola, tra l'altro, le medie, bravissima a scuola, una ragazzina così brava, va poi insomma al professore, lei ha scelto l'alberghiero con l'intenzione di concludere e andare a lavorare. E a un certo punto, sapete che cosa è che la costringeva quasi a fare lo stesso percorso dei suoi fratelli? La lealtà. Non mi sento, lei, non
mi sento serena se mi concedo un'opportunità maggiore che i miei fratelli non hanno. Noi poi siamo quelli che vorremmo aiutare, questo è lo scuole. Ok? Non mi concedo un'opportunità maggiore rispetto a quelle che i miei fratelli non hanno. Sapete quando si è sbloccata tutta questa cosa? Quando il legame con noi è diventato talmente importante e significativo che in qualche modo si è resa conto che in realtà diventando poi una professionista avrebbe potuto dare meglio, ma quel permesso sarebbe potuto dare soltanto perché c'erano altri suoi familiari acquisiti che avrebbero condiviso con lei quella cosa. Lei da sola, anche con una borsa di studio, non l'avrebbe fatto. Le serviva qualcun altro di ugualmente caro, ok? Per poter dire, ah ok, allora io sono anche questo e quindi posso. Allora, vedete, ciascuno di noi ha fatto dei mattoncini che, con i quali hanno fatto i propri genitori. Il DNA non è soltanto biologico, è anche emotivo, interiore. Tu hai dei vissuti che sono più o meno quelli dei tuoi e a volte scritti sui tuoi figli con le stesse frasi antipatiche che i tuoi dicevano a te. Poi capita. Ok, beh, allora, tessere legami significa non solo aiutare in modo rispettoso, significa contagiare in modo vivificante. Significa che se nella mia vita c'è qualcosa, se io sono felice, la mia felicità passa, ma passa solo in un rapporto intenso. E qui è bella questa frase, che veramente abbiamo concluso, del Santo Padre. Una coppia di sposi, questa è la vostra letizia, numero 183, una coppia di sposi che sperimenta la forza dell'amore, dice la 182 numero sulla forza dell'amore, al 183 dice, chi fa questa esperienza sa che quest'amore è chiamato a sanare anche le ferite, un amore che sana le ferite. Noi qui abbiamo a che fare con la risurrezione, con la possibilità di fare esperienze di risurrezione. Dio ha affidato alla famiglia, cioè a noi, il progetto di rendere domestico il mondo, cioè qualcosa di familiare, affinché tutti si sentano fratelli. Le famiglie aperte e solidali, diciamo, Santo Padre, che dobbiamo fare? Semplice. Fate spazio e cuore. Vivono quello che viene chiesto chiaramente. Oh, guarda qua, quando offri un pranzo e una cena, torniamo sempre lì, invita poveri, stolti, zoppi, ciechi e sarai beato. Sarai beato, dice il Papa. Ecco qui il segreto di una famiglia felice. Ok? Quattro ruote da finire
spiaggia